Siamo qua con Pierpaolo Pietrucci per le nostre interviste che stiamo dedicando ai candidati della coalizione civico-progressista di centrosinistra alle primarie del 9 e 10 aprile prossimo. Pietrucci, come abbiamo già fatto con Di Benedetto, una decina di domande molto concrete sul programma, appunto, qualora lei dovesse vincere le primarie e poi anche le elezioni da sindaco della città, su alcuni temi molto specifici. Quindi le chiediamo delle risposte dirette su questi argomenti. E iniziamo dal tema che è quello più urgente probabilmente, l'emergenza occupazionale, la crisi del comparto del lavoro. Quale ricetta concreta dovesse essere lei il sindaco della città nei prossimi 5 anni? Dunque, il tema del lavoro, lo dico da sempre, è un tema che riguarda il paese, però noi all'Aquila abbiamo da giocarci una partita importante, che è la partita del 4% della legge Barca. L'occupazione si crea attraverso una strategia di sviluppo, perché poi diventa il risultato di una sintesi, soprattutto di scelte che devono essere fatte a monte. La partita del 4% ci ha consentito di mantenere sul territorio diverse situazioni industriali, perché l'Aquila è una città amministrativa, però ha comunque un nucleo industriale di elevate qualità tecnologiche, ma soprattutto di dimensioni limitate, e è stato fatto un grande lavoro soprattutto per mantenere quello che è un po', attraverso il contratto di sviluppo, un polo chimico-farmaceutico che da anni sta sul territorio, ma che non era detto che potesse andare via, e lì abbiamo fatto un investimento importante per mantenere il gruppo di Dompea, Ventis, Menarini. È stato fatto un grande lavoro su call center, è stato fatto un lavoro per far ripartire il polo tecnologico di Pile, un grande lavoro è stato fatto sul nucleo industriale di Bazzano, sul gruppo della Otefal. Adesso dobbiamo lanciare una fase offensiva. La fase difensiva si è consolidata partendo da un sostegno alle piccole e medie imprese che già operano sul territorio da tempo, un'azione importante che deve essere mirata al commercio e soprattutto alla rivitalizzazione del centro storico attraverso le attività commerciali, e lì noi siamo stati, lo possiamo rivendicare, quelli che si sono inventati il sistema dell'utilizzo del 4% finalizzato al bando Fare Centro, con una premialità per chi poteva dare occupazione. E su questo deve essere finalizzata la nostra azione, ma guardate che non c'è una ricetta per portare il lavoro attraverso imprese che verranno sicuramente sul territorio. Ci stiamo lavorando sull'alta formazione, l'università, la messa in rete e a sistema con le scuole, che vedrà degli insediamenti nei prossimi mesi, lo annunceremo nelle prossime conferenze stampa, ad esempio ad Assergi nel laboratorio c'è la produzione di un chip che consentirà di avere delle risposte anche in termini occupazionali. Il 4% viene utilizzato con il bando Fare Centro, ma fianco a questo, essendo l'Aquila una città amministrativa dove lavorano 20.000, dove ci sono 20.000 occupati del pubblico impiego, noi dobbiamo garantirci quello che è un po' un tesoretto, cioè un grosso precariato che proviene dalla ricostruzione, e su quel precariato noi dobbiamo mettere in campo una strategia che è quella della stabilizzazione in futuro di tutto quel pubblico impiego che oggi è precario, che può rappresentare una grande risorsa. Pensate ad Abruzzo Engineering. Abruzzo Engineering era una società partecipata che con il governo Chiodi rischiava di mandare a casa 180 persone, 110 persone peraltro sono aquilani. Grazie a una grande azione importante che abbiamo fatto proprio nell'ottica di una strategia, siamo riusciti a dare un futuro a queste persone che rappresentano una grande risorsa per il territorio. Perciò io dico, è il metodo che deve cambiare, il metodo che deve essere basato sulla partecipazione di tutti i soggetti che possono concorrere alla strategia di sviluppo occupazionale, e noi all'Aquila rispetto ad altri territori abbiamo da giocarsi questa partita delle risorse, dei 240 milioni previsti dalla legge Pezzo Pane. Abbiamo oltre 70 milioni di euro che abbiamo speso, sono rimasti oggi 160 milioni di euro che possiamo spendere nei prossimi mesi. Il sindaco dovrà mettere in campo tutte le sue capacità politiche per costruire una rete di relazioni con Roma, con la costa, con l'Italia, con il mondo intero, che sappiano attrarre sul nostro territorio capitali e situazioni industriali importanti. Il rilancio economico della città passa anche dal turismo, dunque dal Gran Sasso, tema che a lei è molto caro. Nei giorni scorsi l'associazione Progetto Montagna ha presentato le 11.000 firme, 5.500 più o meno, per ognuno dei due quesiti che chiedono
in sostanza la riperimetrazione delle zone ZPS e SIC. D'altra parte però c'è un documento firmato dal centrosinistra giusto un anno fa che sostanzialmente dice bene gli impianti nel piano d'area ma non la riperimetrazione. Ecco, lei da questo punto di vista cosa sente di dire qualora dovesse diventare sindaco della città? Come si muoverebbe sul Gran Sasso? È tutta la mia vita il Gran Sasso, mi gioco tutto in questi 5 anni. Ma il Gran Sasso insieme alle montagne aquilane, perché io dico sempre che il sindaco deve essere il sindaco di una città-territorio, cioè di un sistema molto più importante che riesca a riconnettere le montagne e i comuni limitrofi alla città dell'Aquila, capofila di un partenariato che vada anche oltre il territorio abruzzese e la provincia dell'Aquila, perché c'è una comunanza esistenziale anche con le aree interne dell'Appennino, e l'Aquila può e deve recitare un ruolo di guida, perciò serve una forte guida politica. Si parte dal documento per dare anche dimostrazione e ringraziamento e riconoscimento a un lavoro importante fatto dal Consiglio Comunale. Quello è un documento importante perché traccia la linea di quello che deve essere lo sviluppo sostenibile di quella montagna sul Gran Sasso, che non deve essere uno sviluppo finalizzato a 5 mesi l'anno, ma che vuole dare un'opportunità, una prospettiva a quella montagna per 365 giorni l'anno. Quella è una montagna che ha una peculiarità, che è quella che consente nei mesi di marzo, di aprile, di maggio, giugno di sciare e di stare un'ora dal mare. È una montagna che deve riconnettersi col mare, il turismo del mare, quello che io cercavo sempre di far capire, è che un turismo, quello soprattutto della costa teramana, è un turismo che va morendo, se non si lega, un turismo obsoleto, se non si lega alla montagna e al turismo esperienziale. E qui già è stato fatto molto, tutto il lavoro fatto da Giovanni Lolli sul primo distretto turistico di montagna, il lavoro che è stato fatto per la manutenzione e la messa in rete della rete sentieristica. Allora noi dovremmo fare un'azione a due livelli, in primis quello che va sul collegamento, cioè la sostituzione degli impianti obsoleti, e soprattutto il collegamento tra la fossa di Paganica, l'area di Montecristo con il Monte Scindarella, che diventa la vera opportunità di sviluppo di quel sistema sciistico invernale, perché altrimenti sarò io il primo ad andarle a smontare quegli impianti, perché sarebbe un investimento antieconomico. E quindi bisogna andare in quella direzione, ma non si può risolvere con curva sud e curva nord, quella è un'operazione da fare insieme, cioè il Gran Sasso, intorno a quella montagna c'è una rete di associazioni, il Collegio dei Maestri di Sci, il Collegio delle Guide Alpine, il Parco, ci sono le DMC, ci sono le amministrazioni separate, gli usi civici, bisogna metterli tutti insieme, perché questa operazione dello sviluppo sostenibile di quella montagna e quindi del collegamento che io voglio fare, però si devono creare le condizioni per far sì che tutte le carte siano a posto anche a livello amministrativo, perché io sono stato l'unico della mia parte politica che ha firmato quella petizione, perché è stata una provocazione, un grido di dolore delle persone che vivono in quella montagna che rappresenta la loro esistenza, la loro fonte di sopravvivenza. Però sono anche colui che ha dimostrato nella storia per le battaglie epocali a livello ambientale di avere una certa sensibilità, e io so che ho le capacità politiche per mettere tutti insieme intorno a un tavolo e andare verso quell'approvazione del piano d'area che ci consentirà di fare probabilmente quei collegamenti, ma soprattutto di valorizzare quella montagna su tutte le altre opportunità, quindi percorsi verdi, sentieri, arrampicata, la costruzione di rifugi. E io la conosco a fondo quella montagna e so il lavoro che bisogna fare, e lo faremo con questo spirito unitario. Questa è una città che ha bisogno di pacificazione, di trovare un nuovo sentore comune, un comune sentire rispetto a dei valori che sono identitari e che rappresentano il DNA della nostra comunità, e la montagna è uno di questi fattori e questi valori. Non l'ho interrotta sul tema della montagna perché so che l'appassiona, prossime risposte un pochino più brevi altrimenti andiamo troppo lunghi. E dunque, centro storico, faceva cenno prima al bando Fare Centro che sta per uscire, secondo lei basterà per rivitalizzarlo, e che funzioni immagina lei per il centro storico dell'Aquila di domani? Il centro storico io lo immagino come un centro storico amministrativo. Sapete la visione che ho sempre avuto è quella di riportare in centro tutta la pubblica amministrazione, perché se non ritorna il pubblico impiego in centro storico è difficile persuadere un commerciante che dopo il terremoto ha investito in periferia, fidelizzando peraltro un certo tipo di clientela, a riportarlo in centro. Io dico da sempre che il bando Fare Centro deve essere finalizzato, accompagnato da una serie di operazioni, i parcheggi,
Parigi, far rientrare più possibile pubblico impiego in centro storico, quindi dare una speranza, dare dei tempi per far sì che le persone possano capire quale debba essere l'investimento. L'Aquila è una città amministrativa, 21.000 dipendenti, pensate che cosa può essere un centro storico così rivitalizzato. E poi bisogna fare ad oggi un'operazione anche di organizzazione della vita della ricostruzione in centro storico. Io ci capito spesso, ci sono delle difficoltà oggettive oramai a vivere la quotidianità del centro storico su cui bisogna lavorare e metterci mano. E lì bisogna agire per far sì che si organizzi la nostra esistenza nei prossimi mesi, nei prossimi anni, mentre attraverso un'organizzazione di parcheggi, e da subito qui mi voglio impegnare, già c'è stato un lavoro che so che ha fatto l'assessore Di Stefano per l'individuazione di alcune aree che possono essere adibiti a dei parcheggi, ci sono delle proposte di project financing serie che noi dovremo far rientrare in un programma che lanci l'associazione di categorie, dovranno presentare non più al sindaco ma a tutta la comunità, e quelle operazioni, quelle proposte di project finanzi, quelle proposte di accordi di programma, una serie di proposte che provengono dagli imprenditori che sono la vera ricchezza, dovranno essere sottoposte a un percorso di partecipazione breve che nei pochi mesi darà le risposte che servono a quella che è la nuova organizzazione della città in centro storico. Velocemente, dal centro storico alle periferie, dunque ai progetti case. In questo momento è una sorta di buco nero per l'amministrazione che sta pagando interessi sulle utenze non pagate negli anni scorsi, poi c'è la questione della manutenzione. Ecco, lei che destino immagina per quelle aree? Anche qui io riparto dal lavoro che è stato fatto. È stato fatto un lavoro dal Consiglio Comunale che ha dato quella che deve essere l'indicazione da seguire, secondo me. Cioè, il progetto case, bisogna sul progetto case farci una grande operazione di marketing attraverso una percentuale di questi alloggi che sono nelle aree più prossime alle facoltà e all'università dell'Aquila, quindi Coppito, Roglio, a Sergi può avere una vocazione, e metterlo a disposizione del paese. È difficile per un genitore oggi mandare un figlio a studiare in Italia. Il tema della sicurezza è centrale, non solo per lo spopolamento, ma per attrarre, per cercare di far avere quell'esplosione demografica di cui parlava la De Micheli, no? E l'Aquila oggi, per fare questo, ha bisogno di scuole sicure e università sicure e alloggi sicuri. Le case sono più sicure in Italia. Pensate se si percepisce che all'Aquila c'è un sistema di alloggi che possono essere messi a disposizione ultrasicure a prezzi concordati, e quindi c'è una vocazione di quel 30% che è stato stabilito nella delibera ben definito. Una percentuale deve essere destinata all'edilizia economica popolare e un'altra percentuale, siccome è emerso che c'è un'obsolescenza oramai avanzata di alcune di queste costruzioni, è chiaro che quelle vanno demolite, perché all'Aquila c'è una svalutazione del patrimonio immobiliare delle case nostre costruite con tanti sacrifici senza precedenti, un po' quello che è successo sulla costa con le grandi speculazioni degli anni 80. Qui avremo molte più case che abitanti. Oggi se vai a comprare una casa in centro te ne danno due, praticamente un'iperbole per far capire che noi su questa cosa chiaramente ci giochiamo anche il nostro futuro. Ricostruzione, a proposito di, appunto, delle nostre case, quella privata, diciamo, è oramai ben incanalata, c'è questo vulnus della ricostruzione pubblica. Se dovesse dirci brevemente come si potrebbe risolvere il problema e cosa si impegnerebbe a fare lei da sindaco? Beh, anche qui, vedete, è una strategia di sviluppo. Noi sulla ricostruzione pubblica ci giochiamo tutto. La ricostruzione privata è partita, è stato fatto un grande lavoro, c'è un ritardo clamoroso sulle periferie, sulle frazioni soprattutto, e lì mi impegnerò a far sì che ci sia un'inversione di tendenza proprio per l'applicazione di quella delibera di 10 progetti, 4 riguardano le frazioni e 6 il centro, e lì dovremmo dare un'azione incisiva. Ma soprattutto sulla ricostruzione pubblica, che è al palo, noi dovremmo costruire un'unità di missione che nei prossimi 5 anni dia davvero impulso e sia partita tutta la ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico. All'Aquila abbiamo 254.000 metri quadri di patrimonio immobiliare pubblico. Pochissime altre città hanno questo patrimonio da offrire non solo alla regione Abruzzo ma all'Italia intera. Pensiamo quanto possiamo far risparmiare in termini di fitti passivi ad altre città come Pescara, come Chieti, e questa è la vera svolta per noi, perché patrimonio immobiliare pubblico, se messo a sistema, può
generare davvero, può essere davvero la ricchezza di cui l'Aquila ha bisogno oggi. E su questo intendo lavorare e mi gioco tutto nei prossimi 5 anni affinché parta davvero la ricostruzione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso relazioni con Roma che ci consentano di avere le risorse umane, perché le risorse finanziarie ci sono, le risorse umane per far sì che sia dato davvero lo slancio alla ricostruzione del patrimonio pubblico. Ha già risposto anche alla prossima domanda che volevo farle sulla ricostruzione delle frazioni, dunque andiamo oltre e andiamo al tema della vivibilità, no, della città. Voi avete sottoscritto questo documento Vivendo l'Aquila, che si basa proprio sull'idea che vivere all'Aquila deve essere anche possibile, e questo significa anche garantire servizi. Penso alla mobilità pubblica, no, che è in grosso affanno. Lei giusto qualche ora fa ha rilanciato l'appello affinché AMA confluisca finalmente in TUA. Ecco, ma come immagina di ridisegnare la mobilità pubblica di questa città? Dunque, prima di tutto, riconnessione delle frazioni e delle periferie con il centro storico. Mobilità sostenibile studiata sulla base di un progetto, ma poi io dico, servono anche cose semplici, non cose difficili. Pensate quanto sarebbe rivoluzionario avere delle corse degli autobus, dei mezzi pubblici notturni. La sera all'Aquila c'è un problema annoso che giovedì, venerdì e sabato molte persone, molti ragazzi non hanno la possibilità di tornare alle proprie abitazioni perché non sono previsti servizi pubblici degli autobus, dei trasporti la notte. E su piccole cose, noi dobbiamo partire anche dalle piccole cose, dal quotidiano, no? E sono indispensabili. Immagino una città che sia a misura d'uomo, una città in cui ci sia davvero la qualità della vita, una città vivibile a misura degli anziani e dei bambini. Sapete quella che è una mia battaglia che faccio da sempre sulla ciclabilità, no? Anche all'Aquila si può andare con le piste ciclabili. Subito dopo il terremoto c'era una persona che viveva una situazione di disagio all'Aquila già da prima del terremoto, fragilità sociale, mi disse: io non ci ritorno all'Aquila e mi conviene stare a Pescara. Pensa che non devo prendere la macchina, non devo pagare quindi le gomme termiche, il bolloato, vado a lavorare con la bicicletta. È un fatto importante e stiamo facendo un grande lavoro. Io sto facendo progettare una rete di ciclabili che riconnetta la città all'università, le sedi universitarie, il territorio venga riconnesso sull'Aquila attraverso la mobilità sostenibile. Qui ci giochiamo davvero il nostro futuro. E io immagino una rete di ciclabili che colleghino la periferia ovest della città, la periferia est, con una dorsale delle ciclabili. Lì davvero possiamo costruire un sistema efficiente di trasporti che dia risposte anche agli universitari, perché poi l'universitario fa una scelta in base anche ai servizi, oltre ai fitti, oltre a quello che è la possibilità di avere degli alloggi che siano a un prezzo decente, alloggi sicuri, anche alla qualità dei servizi. E su questo dovremo fare un grande lavoro.